il momento dell'esibizione di Sonia Bruganelli, per molti motivi che poco hanno a che fare con la gara di Ballando con le Stelle, è sempre tra quelli più attesi della diretta del sabato sera del dance show guidato da Milly Carlucci. Anche sabato 12 ottobre, la ex moglie di Paolo Bonolis arriva in pista per ballare il suo Charleston con Carlo D'Aloia, preceduta da una lunga scia di polemiche che ha segnato tutta la settimana. Prima il match nella diretta la scorsa settimana, poi le parole da ospite della vita in diretta, quando ha spiegato di aver reagito ai commenti della giuria pensando alla figlia, tra l'altro ormai grande, a casa che la guardava. Parole che hanno scatenato subito reazioni, in particolare della sua controparte più agguerrita, Selvaggia Lucarelli. L'ex opinionista del Grande Fratello spiega nella clip di introduzione quella frase sulla figlia: non sono stata in grado di accettare una cosa che mi è stata detta e l'ho sentita probabilmente più cattiva di quello che era, quindi mi sono messa di nuovo l'armatura. Quando do il massimo e vedo che, nonostante questo, gli altri ballano meglio di me, non lo accetto. È un mio limite che sta uscendo, pensavo di gestirla meglio questa parte di me e invece non ci riesco. Poi aggiunge qualcosa che non c'entra molto, ma lo dice con gli occhi lucidi: da un anno a questa parte la gente si relaziona a me in modo diverso. Prima si rapportavano a me in altro modo perché avevo accanto una persona, Paolo Bonolis, NDR, che si volevano tenere buona. Poi, il racconto di un infortunio, la frattura della costola, che ha costretto Bruganelli e D'Aloia a cambiare la coreografia a metà settimana. Infine conclude: credo che il karma ha voluto che mi mettessi in gioco con tutte le difficoltà del caso, e io me le prendo. È un lavoro che deve servire anche quando uscirò. In pista Bruganelli balla un Charleston e incassa i complimenti convinti di Caroline Smith: entusiasta, bellissima, complimenti. Dopodiché parla Selvaggia Lucarelli e tra giudice e concorrente si apre un nuovo match. Trovo ancora molto modesto quello che succede sul palco, dice Selvaggia. Che aggiunge in maniera velenosa: spero di potermi permettere di dirlo, senza turbare nessuno a casa. Bruganelli risponde, spiegando: no, ero turbata io, non uso mia figlia, ma sono io come mamma, di solito tutta d'un pezzo, in difficoltà nel ballare un po' così. Comunque puoi dirmi tutto quello che vuoi, Sonia Bruganelli. Da quando ho lasciato Bonolis la gente si relaziona in modo diverso. Ah, al GF quando dicevi di tutto non eri in difficoltà, se balli un po' così sì. Sei tornata nella versione Gandhi, ironizza la Lucarelli, che rilancia un sospetto che si trascina sin dalla prima puntata: mi sembra che tu sia molto confusa. Ho la sensazione che tu adegui quello che fai qui in base a ciò che pensi ti convenga fare. Bruganelli le chiede di parlare di ballo, e la giudice risponde: non ti conviene metterla sul piano del ballo, perché sei tra gli ultimi della lista. Tu te la puoi giocare sul piano della personalità ed è lì che sei fiacca, purtroppo, prova a essere te stessa. Mentre la giornalista parla, la concorrente urla: ma che ti ho fatto? Perché ce l'hai con me? Ma Selvaggia affonda il colpo: la prima sera sei arrivata dicendo, io sono sempre stata dietro le quinte. Non è vero, sei navigata. Poi sei passata a tua figlia, oggi dici che sei brutta perché non sei più la moglie di... E qui, Sonia Bruganelli reagisce: questa cosa della moglie di ce l'hai avuta anche tu, verso il mio ex marito hai avuto un atteggiamento tutto carino e dolce quando l'hai intervistato. Ma che c'entra? Sbotta la giornalista, che conclude: Sonia, sei tanto confusa. E Bruganelli chiosa, pungente: io però non pensavo di stare dall'analista, pensavo di venire qui per ballare. Quando parla Mariotto, l'altro giudice oggetto, la scorsa settimana, di una risposta molto aggressiva della Bruganelli, dice: io avevo detto alla prima puntata che c'era della sensualità, alla seconda puntata non ho avuto modo di parlare. Bruganelli dice: scusami, per un atteggiamento anche un po' scomposto.